Ciao a tutti amici e bentornati a un altro episodio della nostra rubrica Fidetiani. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa di non bellissimo, ecco, dal punto di vista strettamente tematico, ma che necessita di una riflessione, certamente di una riflessione linguistica. E cioè, come è cambiato il nostro modo di, non tanto di comunicare, quanto di parlare, di sentire la nostra lingua, dopo l'emergenza, Covid-19. Questi sono i giorni del, ritorno alla normalità. Questi sono i giorni in cui si può tornare a circolare tra regioni. È caduta la fase 1, è caduta la fase 2, sono cadute le autocertificazioni. Quindi diciamo che si stanno facendo delle prove tecniche di normalità. Domanda fatidica. Anche la lingua sta tornando allo status quo ante, in terminologia storica che significa al momento precedente della crisi, dello scompiglio o quant'altro. Vedete, la lingua è un po' come una spugna, assorbe tutto. E difficilmente dimentica qualcosa, anche se la strizzi e la ristrizzi, una parte di quel qualcosa che è successo l'ha immagazzinata, e quindi difficilmente tutto potrà tornare come prima dal punto di vista linguistico. Certamente, passata la paura, passerà un certo modo, di articolare il lessico. Allora, il lessico sono le parole. Sono le parole quelle che noi cerchiamo normalmente sul vocabolario. La scelta di sostantivi, aggettivi, verbi, no? Nel loro significato. Di solito tutto questo riguarda, nel modo di comunicare, una questione chiamata dominio linguistico. O, se vogliamo, campo semantico, ma forse il dominio è lessicalmente più accurato come definizione. Allora, in tempi di pace, in tempi di serenità, quali sono le notizie che normalmente riceviamo, per esempio accendendo la televisione e mettendo su un telegiornale, o aprendo un giornale tradizionale o online? Noi di solito sentiamo parlare di politica. Va bene, di politica interna, di politica estera, di cronaca. Mi spiego? Eccezion fatta per la cronaca nera e tutti i risvolti lessicali che comporta. Normalmente, noi siamo già abituati, noi italiani, ad un lessico di crisi emergenziale, perché il nostro modo di raccontare la politica è sempre, un po', così, altisonante. C'è sempre qualche crisi che va risolta, c'è sempre qualche problema che va superato, quindi diciamo che il dominio linguistico di crisi, problema, è proprio insito al modo che ha il giornalismo italiano di trattare sempre la politica. Quindi diciamo che abbiamo semplicemente traslato il dominio linguistico del problema e della crisi all'area sanitaria. Quindi sostanzialmente abbiamo fatto una sorta di insieme intersezione tra quello che era il lessico della crisi politica e quello che è un lessico base della sanità. Cioè abbiamo anche appreso o inserito nel nostro lessico, nel nostro vocabolario comune, parole quali terapia intensiva, rianimazione, curva epidemiologica, epidemia, pandemia, parole che magari il significato di queste parole era noto, però non erano così frequenti dal punto di vista lessicale nel discorso ordinario. Ecco, fateci caso, il lessico della crisi non è stato inventato. Il lessico della crisi lo abbiamo perfettamente preso dalla politica e traslato nella area sanitaria. E dall'area sanitaria abbiamo reso un pochettino più divulgativo, ecco, quello che era il modo di, insomma, comunicare dati scientifici e dati statistici.
Cosa comporta tutto ciò nella lingua italiana? Secondo me in questo periodo, insomma, si è acuito il senso un po' di precarietà, anche lessicale, nel senso che anche le parole si teme che non abbiano significato eterno, esattamente come evolve facilmente la situazione, evolve facilmente anche il significato di qualcosa, o meglio c'è il timore che sia così, perché normalmente nella storia della lingua ci vogliono un po' di anni perché tutto ciò avvenga. Comunque, la marca che è rimasta nell'italiano televisivo, giornalistico, ma anche quello che sentiamo parlare dai nostri amici e conoscenti, è un italiano che risente molto di domini linguistici quali paura e quali emergenza sanitaria. Insomma, la precarietà socio-economica politica è diventata una precarietà sanitaria e quindi diciamo che abbiamo dato una nuova direzione a quelle che sono paure ataviche della lingua italiana, cioè degli italiani che poi traslano nella loro lingua. Mi ha dato motivo di condurre questa riflessione la recentissima pubblicazione della mia ultima raccolta poetica, Sarcasme et Malaise, 40 sonetti tratti dalla quarantena, dall'isolamento a cui ci ha costretto Covid-19, con prefazione di Arnaldo Pangia in arte Barbaroffa e con le splendide illustrazioni di Boban Pezov. Ecco, il riflettere sul senso dell'isolamento, no? Mi ha fatto riflettere anche sulla lingua, e quindi mi sembrava doveroso fare un video molto breve riguardante questi pensieri. Voi cosa ne pensate? Secondo voi l'italiano è rimasto lo stesso rispetto a quello che si parlava, alla lingua, alla varietà linguistica che si parlava prima dell'emergenza coronavirus? C'è qualcosa che è cambiato? C'è qualche cambiamento che io non ho, di cui non ho parlato? Mi raccomando, mi piacerebbe la solita dialettica. E ci vediamo al prossimo appuntamento di Filetiani. Grazie per l'attenzione. Ciao.